La sfida tra un uomo e una donna su un campo da tennis segnò 44 anni fa, era il 20 settembre 1973, la storia di questo sport. Arriva sugli schermi l'adattamento cinematografico della celebre partita tra Billie Jean King e Bobby Riggs, celebre appunto come la battaglia dei sessi, nella quale la tennista ebbe la meglio sul collega. A dare un volto ai due tennisti il premio Oscar Emma Stone e Steve Carell, di nuovo insieme dopo Crazy Stupid Love. La pellicola, diretta dagli autori del premiatissimo Little Miss Sunshine, arriverà il 22 settembre nei cinema. Billie Jean King, already a champion of women's rights, is now the most successful female player of all time. Nei primi anni 70, Bobby Riggs, tennista ormai cinquantenne ed ex campione, cerca di convincere Billie Jean King, sulla cresta del tennis femminile di allora, a sfidarlo. Lei inizialmente rifiuta e lui si accontenta di gareggiare contro Margaret Court, ma la vittoria che ottiene preoccupa la King, scoraggiata per la differenza di compensi tra tennis femminile e maschile e più in generale per la battaglia di parità tra i sessi. Così Billie Jean King torna sui suoi passi e decide di accettare una sfida che diventerà leggenda. I'm gonna put the show back in chauvinism. Bobby's a clown. This whole thing's an act for him. Business, sports, you name it. At the very top, it's a man's world. It's when we want a little bit of what you've got. That's what you can't stand. 40 million people are watching. The battle you've all been waiting to see. Now I'm done talking. Let's play. The battle of perspective.